Mister Avicii aveva detto serve la gara perfetta, però aveva visto un Arezzo davvero troppo brutto. Sì, innanzitutto chiedo scusa a tutta la città, a tutti i tifosi che sono stati ancora una volta unici perché ci hanno tifato all'inizio alla fine in una partita veramente non semplice da tifare, perché per quello che abbiamo fatto il primo tempo era veramente dura sostenerci. E non mi è piaciuto l'atteggiamento, abbiamo sbagliato l'approccio, perché le partite si possono perdere, però c'è modo e modo di perdere le partite, e questo non mi è andato giù. Non mi è andato giù perché, come avevo detto alla vigilia, tu dovevi affrontare una partita con il fuoco dentro, una partita che dovevi vincere ogni singolo duello, almeno sul piano della corsa, dell'intensità e della cattiveria. Questo non è avvenuto e abbiamo subito la forza di questo Monza, che è una squadra di una caratura impressionante. Basta vedere che le prime tre volte che sono andate giù ci hanno fatto tre gol, quindi questo non doveva accadere. Non doveva accadere, ti ho detto, è tutta questione di intensità. Oggi, specialmente il primo tempo, siamo stati timorosi, abbiamo avuto paura della loro forza e abbiamo subito. Ecco, come lo spiega però questo passo indietro? Comunque c'erano stati dei segnali di miglioramento, no? Soprattutto la gara interna con il Binolef. Sì, sì, ma con la Pro Patria abbiamo fatto una buona gara. Oggi purtroppo la prima occasione dopo due minuti vai sotto con una squadra come il Monza, subentra un blocco. Noi non siamo stati bravi a superare quel blocco e abbiamo subito un secondo gol che non dovevamo subire, un calcio d'angolo provato ieri, sapendo che l'avevamo fatto proprio ieri. Lì è proprio mancanza di attenzione, mancanza in questo momento di personalità. Abbiamo subito la forza del Monza. Proprio un ragazzo che cerca anche una propria identità e stabilità, che scoglie può lasciare questa partita. No, adesso dobbiamo essere bravi a pulire, perché alla fine abbiamo perso contro una squadra importante, una squadra che a detta di tutti deve vincere il campionato, e oggi l'ha dimostrato di essere una squadra importante. Noi dobbiamo essere bravi oggi a pulire tutto, perché nel calcio ti mette di fronte ogni settimana un esame importante, e dobbiamo avere la giusta forza, la giusta convinzione di ripartire, cercando di limare gli errori commessi oggi. Grazie.